nostri colleghi. Io mi metterei... Sì, si metta. Si metta. Sì. E i colleghi arrivano uno per uno, come abbiamo visto nella scena, e lei è libera di fare quello che crede. Io ritengo il microfono, io così è libera. Al primo incontro, alle presentazioni, sì. Primo incontro fisico tra questo gruppo. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Dottoressa Laghi, sono la coordinatrice del gruppo. Lei? Loretta Pagliani, sono la metodologa. Ah, piacere, sa come di pure. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Tanto piacere, dottoressa Laghi, coordinatrice del gruppo. Vi conoscevate già? Lei è medico dello sport, tanto piacere, io sono la coordinatrice. Secondo te? Piacere. Buongiorno. Bene, ormai dovremmo esserci tutti, manca solo una collega, quindi stiamo capita aspettando. Che si aspetti una collega che non arriva? Ah, certo. Può capitare. Capita, capita. Ormai. E che si fa intanto? Dove lì? Di solito intanto si chiacchiera di più o meno. Prego. Si può anche andare a prendere un caffè. Sì. Sì, molto caldo. Sì, sì. Si parla del tempo. Ma voi venite da lontano? Penso dall'altra parte. Parma. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, piacere. Si accomodi. Grazie. Prego. Bene, allora, visto che siamo tutti, possiamo cominciare subito a lavorare, io direi che intanto ci presentiamo, così ognuno dice agli altri qual è la sua competenza, la sua professionalità e ci rendiamo conto di come è composto il gruppo. Bene, io vorrei partire dalla domanda, perché mi sembra che questo gruppo miri a progettare una promozione della salute, no? Certamente. E quindi vorrei partire da questa domanda: cosa pensate voi per promozione di salute? Se spetta al ruolo dei medici, responsabilità di certo, facciamo tutti i giorni direttamente. Vorrei sottolineare che anche i non medici lavorano da sempre sulla promozione della salute, no? Certo, anche io sono sicura. Allora. Stop un attimo, è qui tutto bene? È successo qualcosa tanto lei che è già. Cioè, io onestamente ribadisco, nessuna esperienza, però davanti a una cosa del genere mi piacerebbe invece valorizzare la domanda che è stata posta sulla che cosa intendete per promozione della salute, perché chiaramente abbiamo professionalità diverse e ognuno la intende in un certo modo. Okay. Questa idea la mette in pratica. Questo poi. Allora il medico dello sport, per esempio, ha detto lo facciamo tutti i giorni. Allora, capiamo che cosa vuol dire lo facciamo tutti i giorni. Per noi l'attività fisica, l'attività sportiva è pari a noi a tutte le persone che vediamo. Li seguiamo nei loro percorsi sportivi e questa per noi è la promozione della salute. Poi andare nelle classi così mi piacerebbe anche, ma se le giornate fossero di 48 ore volentieri. Allora, indubbiamente questa è un'attività di promozione della salute, sicuramente però non è tutta la promozione della salute, quindi diciamo che è un intervento.
La dottoressa invece diceva priorità di noi medici. Che cosa intendeva dicendo questo? Certamente, questo è sicuramente un altro modo di intendere la promozione della salute. E secondo voi queste due modalità sono inconciliabili oppure hanno delle cose in comune? Ma in quanto sia attività che abbiamo misurato con una certa intensità, una certa durata, va benissimo che ci siano campagne di promozione, ma bisogna vedere, andare a vedere effettivamente cosa produce un pedibus. Io non so se 20 minuti di camminata, voi mi capirete, ma se io cammino così mezz'ora voglio vedere quanti grassi brucio. La forza dell'evidenza, ormai non c'è più bisogno di dimostrare niente, abbiamo talmente tanti studi su questo. Ci deve essere una certa intensità, una certa durata perché l'attività fisica sia produca benefici. Non è proprio così, direi che i documenti scientifici dimostrano che anche una parte dell'attività fisica può incidere positivamente, ad esempio anche sulla remissione di patologie di fenomeni patogenetici come l'infiammazione. Bene, vi interrompo un attimo perché mi interessava anche conoscere l'opinione della nostra collega presente. Ok, stop. Facciamo un applauso. Faccio una domanda. Uno, com'è coordinare un gruppo del genere? Due, lei, mi sembra di capire, ha cercato di mettere subito in evidenza le differenze per valorizzarle, presumo, no? Quindi ha anticipato un po' quello che succede quello dopo, che succede no? Dopo, questa... Anche perché in realtà già sapevo subito cosa sarebbe successo. Quindi dice, meglio subito che escano subito queste cose, così riusciamo a gestirle, questa è l'idea? Ma probabilmente sì, se uno è già cosciente dei conflitti che possono succedere, probabilmente è meglio mettere le cose subito sul piatto e cercare di trovare un punto in comune. Una domanda anche forte, no? Ritenete che siano incompatibili queste due posizioni, no? Beh, questo forse che... è un po' parte del mio carattere. Usiamo anche questo. Cerco sempre di pianificare e di pianificare le cose. Perfetto. Quindi, come era quindi coordinare? Beh, questa. In questa condizione non è difficilissimo, ma nelle condizioni reali forse è un po' peggio. Ok, grazie dottoressa. No, secondo me la cosa che manca è il riconoscimento dell'altro e come coordinatore cercare di favorirlo. Se favorisco. Ok, non mi ricordo il nome, chiedo scusa. Ok, vero quello che tu dici? Vero, però anche riconosci la validità di quello che dice lei, cioè che c'è una dimensione che va anche oltre quelle 20 persone che vedi tutti i giorni, tutto l'anno nel tuo ambulatorio, la riconosci questa cosa? Certamente, okay. Io quello su cui voglio... Dopo, per adesso mi va. E tu riconosci che ci siano delle competenze, la validità di certe competenze? Ok, allora tu medico dello sport, che sai come si misura? Sai che sono noti metodi, strategie che possano essere applicate anche al di fuori della tua attività quotidiana e quindi studi di popolazioni speciali, come mi pare tu stesso abbia ricordato, e se sì, quali da poter confrontare in un ambito più
generale di salute pubblica, perché se siamo qui oggi è per pensare alla salute pubblica, quindi la salute di tutti, non la salute di pochi, la salute di tutti. Esistono tantissimi paper che dimostrano qua come... No, paper, metodi, metodi. Metodi... Dimmi, metodo, dimmi, come potresti misurare la intensità di esercizio della popolazione generale in modo semplice, accurato, valido? Scusate, ci stiamo dimenticando, scusate, a questo punto stiamo parlando semplicemente di attività, mentre quando per la maggior parte della famiglia un cittadino è stato. Quindi, partiamo anche a renderci conto che ci sono, oltre tutte le misurazioni, metodi, sono degli altri metodi che funzionano soprattutto per i cittadini che sono stati dimostrati scientificamente, che si basano su analisi e che prevengono questo tipo di metodi. Esistono già progetti che si occupano di questo, quindi per favore parliamo anche di questo. Perché prego, prego. Allora, siccome siamo... Stiamo parlando di promozione, dimentichiamoci della prevenzione, proprio del suo negativo e non tiene conto della popolazione. Cioè? Ma coinvolgiamola attivamente dalla promozione. Cioè? Cioè? E cioè bisogna tener conto che le life skill possono essere... Io non so cosa sono le life skill. Contesto. Allora, scusi, coordinatore, lo dico io. Dunque, allora, le life skill sono delle capacità che la persona può acquisire o può migliorare, per esempio la fiducia in se stessi, la capacità di mettersi in relazione con gli altri, la capacità al dialogo, tutta questa serie di capacità che cosa fanno? Rendono la vita della persona migliore e quindi gli permettono di non andare a ripiegare su fumo, alcol, No, no, qui sono io il coordinatore, dovete permettermi una mozione d'ordine, sono io che coordino, grazie. Sì, però okay, grazie. No, no, coordino io, grazie. Allora, no, perché è chiaro il mandato per cui siamo qua, forse vale la pena di ripassarlo, è chiaro perché siamo qua oggi e perché cosa dobbiamo fare. Io vorrei capire come la figura del medico dello sport possa essere sostituita in questo ruolo di crescente importanza che è diventato all'interno della promozione dell'attività fisica. Però credo che le nostre conoscenze devono essere la base per questo. Ma io sono quello che aspetto una risposta da qui. Cioè io credo che la mia domanda prima a te non sia in contraddizione con quello che dicevano loro, e cioè sul fatto che ci siano dei comportamenti che hanno a che fare con la popolazione generale, cioè lo stile, le nostre abitudini quotidiane, e che non siano in contraddizione tra le cose che dite voi. Lo stile, stiamo parlando dello stile delle persone, quanto solo abituato a muovermi. Questo tocca a lui, tocca a lei, tocca a lei e tocca a lei. Prevenzione, non sport, ok? Le mie abitudini, e la vostra disponibilità a dialogare, credo che ci siamo sotto questo aspetto. Io sto cercando, ecco, di favorire questo tipo di dialogo. Allora torno sempre là, perché sono, col medico dello sport, convinto che l'intensità sia un fattore determinante, ma me la devi tradurre in un modo che tenga conto della popolazione generale, delle abitudini dei singoli e di una logica che è quella della prevenzione. Ok. Quindi... se c'entra il carattere, se c'entra che, però hai ribadito con forza questo ruolo, quando hai visto nascere, cominciare a nascere un po' di conflittualità, hai detto io sono il coordinatore, per te è importante questo, cioè, la leadership è importante, okay. È importante la leadership, è importante, lo diceva prima il collega che ci ha preceduto, il senso di riconoscimento dell'altro che manca totalmente fino adesso. No, quello che tu fai, ognuno si arrocca, cioè io la so, non è così, il mondo reale non è così. E poi faccio solo un esempio, gli studi medici, paper, vabbè, quanti studi ci sono? 6 mesi di intervento, 1 anno di intervento e tutti diventano più bravi e più forti, e dopo? E dopo l'anno dopo, e l'anno dopo ancora, e l'anno dopo ancora, se siamo qua credo che sia per questo, per sapere come va a finire dopo. Quindi, ok, e la seconda cosa è chiesto a lui, ma potrei chiederlo a tutti, immagino, no? Di usare le sue competenze all'interno però del progetto comune che è condiviso dagli altri.
Ok, grazie di questo altro intervento.